Ok. Buongiorno, vorrei riprendere insieme con voi questo lucido perché appunto vorrei richiamare la lezione di ieri, sono un po' sfocato, così forse è meglio. Vorrei riprendere la lezione di ieri proprio sul punto in cui l'abbiamo lasciata, cioè durante il commento dei diagrammi CCT. Prima di iniziare però per sapere se c'è qualche domanda che vi è venuta in mente durante la notte. Pensate ad altro? No, e allora io proseguirei, però ovviamente se avete dubbi e domande fatele senza nessuna difficoltà. Vorrei appunto riprendere questo lucido perché in realtà è appunto è il diagramma che poi è la base di tutti i commenti che noi andremo a fare durante appunto l'analisi dei vari trattamenti termici degli acciai sostanzialmente. Vi ricordo appunto questo lucido rappresenta una serie di simulazioni riguardanti l'effetto di un raffreddamento più o meno veloce di un acciaio, in questo caso, non ricordo male, era un detto idico, ma è poco importante, appunto applicando differenti velocità di raffreddamento, sono appunto diagrammi CCT, Continuous Cooling Transformation. E vediamo, per esempio, in questo diagramma, con un raffreddamento abbastanza lento, qual è quello che avviene, la curva di raffreddamento della curva rossa. Quindi notate che la curva rossa in realtà è la storia termica del nostro materiale, ipotizzando che tutti i punti del nostro materiale abbiano la stessa storia termica, e vedremo che non sarà così. Vediamo che appunto raffreddiamo molto molto lentamente la prima fase e l'abbassamento di temperatura è scarsamente distinguibile, ma lo vedete qua col numeretto qui a fianco, 847, 846, appunto il raffreddamento è molto molto lento. Qui sotto trovate la velocità di rappresentazione della simulazione, devo aumentarla perché vedete bene, se no dovremmo aspettare 1000 secondi, 10.000 secondi, insomma passeremo più di un'ora di lezione a guardare solo un puntino che si sposta, quindi è chiaramente una simulazione accelerata. Inizia a nuclearsi la ferrite, aumenta la pressione cromatica di ferrite, a un certo punto l'austenite residua si trasforma invece in perlite, si abbassa ulteriormente la temperatura, entriamo nel campo bainitico, abbiamo anche un po' di bainite e alla fine la trasformazione è completa quando appunto intersechiamo l'ultima linea che delimita il campo bainitico, quella che teniamo qui, e abbiamo una struttura costituita da ferrite più bainite, ottenuta mediante un raffreddamento molto molto lento. Vi ripeto, questa struttura è specifica di questo acciaio. Se utilizziamo la stessa velocità di raffreddamento per un altro acciaio, dato che questo altro acciaio avrà un'altra composizione chimica e avremo quindi altre curve CCT corrispondenti, avremo altre microstrutture. Quindi non è detto che per quella velocità di raffreddamento abbiamo sempre la stessa microstruttura. Aumentando un po' la velocità di raffreddamento, se non mi ricordo, dovrebbe essere questa qui, quella un po' più veloce, sì, vediamo che otteniamo una struttura non più ferrito-perlitica bainitica, ma intersechiamo il diagramma CCT in corrispondenza delle curve relative alla bainite, e osserviamo che appunto entriamo nel campo di austenite metastabile, quella che dovremo appunto indicare con un'altra parentesi. Arriviamo dopo un po' di tempo, circa 120 secondi, no, circa 200 secondi, arriviamo a intersecare appunto l'inizio della trasformazione bainitica dopo un certo intervallo di tempo in cui abbiamo avuto il processo di incubazione che ha funzionato in maniera appunto egregia, e abbiamo la nucleazione, la crescita della bainite, con trasformazione bainite che si completa e la struttura finale è costituita esclusivamente da bainite. Aumentando ulteriormente la velocità di raffreddamento, otteniamo invece una struttura completamente diversa che non ha più luogo mediante un meccanismo di nucleazione e crescita, perché non diamo più il tempo ai meccanismi diffusivi di aver luogo, ma piuttosto abbiamo appunto la trasformazione martensitica, dove questa fase, la martensita appunto tetragonale corpo centrato, riesce a formarsi e aumenta la frazione volumetrica fino appunto a riempire completamente l'intera nostra sezione di osservazione, previa la condizione che sia la M con S che la M con F siano superiori alla temperatura ambiente. Nel caso in cui la M con F specialmente sia inferiore alla temperatura ambiente, noi avremo al termine del raffreddamento, invece di questa struttura completamente martensitica, piuttosto una struttura martensitica con una certa frazione volumetrica di austenite metastabile residua, però, che quindi in realtà permanendo alla temperatura ambiente non avrà ragione di trasformarsi ulteriormente. Sarà presente e potrà dare parecchio fastidio. Vediamo quindi, ad esempio, quali sono le curve di raffreddamento per un diagramma CCT relativo a un reale acciaio ipotetto idrico. Dico ipotetto idrico perché vi ricordo che si distingue al volo, a parte dalle fasi e dai costanti strutturali che vengono a ottenersi,
ma dalla presenza di AC con 3 e AC con 1, che sono appunto i punti di trasformazione al di sopra del quale dovremo effettuare il trattamento di austenitizzazione. Osserviamo che questo acciaio generico ha una composizione pari a 0,44% carbonio, 0,80% manganese e così via. Vedete che è un acciaiaccio, non ha particolari elementi chimici aggiunti, c'è un pochino di cromo, un pochino di nickel, ma si tratta di un acciaio molto semplice sostanzialmente, non abbiamo elementi chimici particolarmente pregiati in quantità notevoli. Poi invece vedremo, potrà essere tipico di parecchi acciai quando andremo appunto a parlare in modo più particolareggiato degli acciai. Vediamo che aumentando la curva la velocità di raffreddamento, la rappresentazione di questa velocità di raffreddamento, di questa curva di raffreddamento, si sposta da questa curva qui, relativa al raffreddamento molto molto lento, via via verso curve spostate sempre più verso sinistra. Si ottengono al termine del raffreddamento, cioè a temperatura ambiente, microstrutture differenziate, in questo caso una struttura che vede prima la trasformazione dell'austenite metastabile in ferrite e poi al di sotto una trasformazione dell'austenite che rimane in perlite, quindi una struttura ferrito-perlitica. Aumentando la velocità inizia a formarsi anche della bainite e aumentando ancora la velocità abbiamo la martensite. Notiamo che la presenza del naso all'interno di questo diagramma ci permette di definire quella che può essere indicata come velocità critica di raffreddamento. Cos'è questa velocità critica di raffreddamento? Diciamo che è quella velocità di raffreddamento che ci delimita il risultato finale, ci permette di distinguere il risultato finale del nostro raffreddamento fra un risultato che presenta strutture che si formano mediante nucleazione e crescita, ferrite, perlite, bainite, eccetera, eccetera, oppure un acciaio che è costituito principalmente, esclusivamente, da una struttura che non si forma neanche in caffè crescita, da una struttura completamente martensitica. Cerchiamo il cancellino, facciamo uno schema. Facciamo detto idico, che è più semplice. Ad esempio potremmo indicarlo così: perlite, campo ovviamente perlitico, austenite della stabile, scusatemi, mi lascio acceso, lo sono scordato, austenite della stabile che diventa perlite, martensite, austenite metastabile che diventa martensite, austenite stabile. Vi dicevo appunto che noi possiamo ottenere una rappresentazione delle nostre curve di raffreddamento con appunto andamenti ad esempio di questo tipo qua. Ognuno di questi rappresenta una curva semplificata del tipo, abbiamo detto già ieri, T uguale I di austenizzazione, quella da cui si parte, meno V con R per il tempo. Che vi ripeto, si tratta di una legge lineare, ma che in un diagramma semilogaritmico ha una rappresentazione curvilinea come quella che vi ho appunto appena fatto vedere. Vi dicevo, possiamo definire in quest'ambito una velocità critica di raffreddamento che è quella al di sopra della quale otteniamo solo struttura martensitica. La sua rappresentazione è questa qui. Cioè, per questa curva di raffreddamento abbiamo una velocità di raffreddamento critica e per velocità superiori, vedete, si interseca solo il campo di trasformazione martensitica. Il risultato è solo martensitico. Chiaro che questo è un caso molto semplificato in cui abbiamo un solo naso. Nel caso di doppio naso dobbiamo prendere in considerazione il naso più spostato verso sinistra, che sarà quello più critico in qualche modo sotto questo punto di vista. Però appunto abbiamo che a sinistra di questa rappresentazione abbiamo solo martensite. Attenzione che non è detto che per velocità superiore a quella critica non possiamo avere almeno parzialmente martensite. Questa rappresentazione, questa curva ci rappresenta un raffreddamento che durante il suo svolgimento formerà in questo intervallo di tempo da qui a qui perlite, poi qui da qui a qui si arresta e da qui a qui formerà martensite. Quindi attenzione che a destra
trattamento critico in qualche modo, possiamo anche avere parzialmente martensite. A sinistra della velocità critica di raffreddamento avremo solo martensite, e questo sarà appunto un parametro abbastanza importante. Notate quello che c'è scritto su quel lucido, e cioè per le applicazioni numeriche, al fine di rappresentare una determinata legge di raffreddamento, viene utilizzato un solo parametro significativo. Qual è il problema? L'abbiamo già accennato ieri, però diciamolo meglio. Abbiamo il problema che durante il raffreddamento la legge che ci descrive la storia termica del nostro pezzo, anche solo in superficie, quindi nel punto più accessibile in qualche modo, non è mai questa lineare. Non è mai una rappresentazione del tipo T uguale T con A meno VR per il tempo. Perché? Perché i meccanismi di asportazione del calore sono sempre molto complessi, dipendono sicuramente dallo stato superficiale del nostro materiale, dalla sua forma, dipendono dal fluido che si va a utilizzare, sia esso acqua, olio, soluzione salina, sali fusi, metalli fusi, per cui chiaramente, essendo vari i meccanismi di raffreddamento, e attenzione, essendo questi meccanismi di raffreddamento a loro volta come importanza dipendente dalla temperatura alla quale mi trovo con il pezzo, io avrò curve di raffreddamento, non saranno mai così semplificate, ma saranno sempre abbastanza variabili con la temperatura stessa, quindi ho difficoltà a poter trovare un andamento che sia realmente rappresentativo del mio sistema nel suo complesso, dalla temperatura di austenizzazione fino alla temperatura ambiente. Tipicamente, ora in questo, diciamo che oggigiorno esistono anche dei programmi di simulazione numerica che permettono di applicare curve reali di raffreddamento sul nostro pezzo, ma capite bene che è tutto piuttosto complicato, anche perché l'oggetto non è mai un oggetto molto semplice, una sfera, un cilindro, ma sono oggetti di uso appunto industriale, quindi di forma abbastanza complessa. Tipicamente si possono prendere in considerazione due parametri differenti: o la cosiddetta velocità di raffreddamento istantanea a 700 gradi, cioè il mio raffreddamento ha un andamento abbastanza complesso, ma io considero come rappresentativo del mio raffreddamento, che ha un andamento complesso, la velocità di raffreddamento istantanea a 700 gradi, e dico tutto va come se il raffreddamento sia lineare e la V con R sia quella corrispondente a quella del mio raffreddamento reale a 700 gradi centigradi. Oppure, alternativa che viene spesso utilizzata, si prende in considerazione il cosiddetto delta T 700-300, ovvero nel mio raffreddamento complicato, con un andamento che può essere, appunto, vi ripeto, il più complesso possibile, rilevo l'intervallo di tempo necessario a passare da 700 gradi a 300 gradi. Questo delta T, se io prendo 700 meno 300 diviso delta T 700-300, ho una sorta di velocità media di raffreddamento nell'intervallo fra i 700 gradi e i 300 gradi, e posso intendere questa come velocità di raffreddamento media rappresentativa di un generico raffreddamento piuttosto complicato, in cui i meccanismi di raffreddamento possono essere diversificati a seconda della temperatura alla quale mi trovo. E quindi appunto così complicati da non poter essere rappresentati con una curva semplificata e semplice come quella che abbiamo appena visto, ma hanno andamenti, possono avere andamenti differenziati. Vi ricordo sempre che questo diagramma, che è un diagramma invece reale per questo acciaio, i campi colorati sono campi nei quali l'austenite metastabile si va a trasformare. Questo diagramma ci rappresenta come l'austenite da stabile ad alta temperatura diviene metastabile e da metastabile si trasforma in qualcos'altro. Cioè i diagrammi CCT ci raccontano solo ed esclusivamente le trasformazioni che l'austenite può avere. Mi spiego meglio ancora, perché questo va sottolineato abbastanza bene. Se io un acciaio che ho raffreddato rapidamente, quindi che ho ottenuto, da cui ho ottenuto una struttura completamente martensitica, diciamo la parola esatta, l'ho raffreddato a velocità superiore alla velocità critica, quindi l'ho temprato, in inglese quenching, comunque l'ho temprato, quindi questo è il termine esatto. Tempra è un raffreddamento così rapido da ottenere una struttura completamente martensitica, questa è una definizione di tempra. Poi lo vedremo fra un attimo come poter fare il trattamento di tempra in maniera più particolareggiata. Bene, vi dicevo appunto che se io il nostro acciaio l'ho temprato e poi per qualche motivo, scopriamo che ci capiterà abbastanza spesso di doverlo fare, lo riscaldo per esempio a 350 gradi, questo riscaldamento io non posso rappresentarlo qua dentro. Cioè, mentre io posso tranquillamente fare un diagramma di questo tipo qua, tempo, temperatura ad esempio,
in cui ho il mio pezzo stava a temperatura ambiente, lo porto a 1000 gradi, lo faccio stare un'ora, lo raffreddo violentemente, permango, riscaldo a 300 gradi e raffreddo di nuovo. Questo è un diagramma tempo-temperatura che mi racconta la storia termica del pezzo, ma io non posso incollarci qua sopra le curve CCT, perché le curve CCT mi raccontano solamente cosa avviene all'austenite nel raffreddamento. In pratica, la curva CCT può essere applicata solo su questo pezzo qui. Tutto il resto non lo posso e non lo devo rappresentare nel diagramma CCT. Nella parte a monte, che era quella che noi abbiamo già denominato come austenitizzazione, nella parte a valle, che sono dei trattamenti successivi che non possono essere rappresentati in quel diagramma CCT, proprio perché il diagramma CCT ci racconta tutto ciò che avviene all'austenite durante il suo raffreddamento, per un lato, d'accordo? Quindi noi non possiamo applicare nel diagramma CCT la storia termica completa del pezzo, ma solo ciò che avviene a valle dell'austenitizzazione fino alla temperatura ambiente, e poi basta così. Qualche domanda? Dica. Nel caso in cui sia una curva di raffreddamento del genere, quale? Quella disegnato. Quella zigzag? Sì. Questa. No, quell'altra. Questa? Sì. Sì. Esistono degli acciai sottoposti a forti stress termici del genere, vanno su e poi scendono abbastanza velocemente nel tempo? In che senso? Cioè sì, nel senso che noi possiamo applicare il trattamento termico, non vuol dire che il trattamento termico di per sé, noi possiamo applicare qualunque trattamento termico a qualsiasi acciaio, non ho detto che il risultato sia accettabile, non ho detto che il pezzo non si rompa. Diciamo che un conto è osservare qual è la storia metallurgica del pezzo e cercare di identificare le fasi, gli strumenti strutturali che si ottengono. Un conto è poi vedere se quell'acciaio può essere realmente sottoposto a quel trattamento. Mi spiego diversamente. Io posso anche pensare di fare in questo acciaio un determinato trattamento termico e temprarlo e ottenere tutta martensite. Non ho mica detto che poi quel pezzo non sia rotto. Io da questo diagramma non lo vedo. Il fatto che il pezzo possa rompersi durante una tempra, perché appunto mi si propagano delle cricche dai tagli presenti all'interno, è semplicemente un aspetto che io da qui non posso osservare, perché non lo vedo. Io qui vedo solo il mio campione, il mio dadino, che può saltare nel forno, che raffredda rapidamente, se mi può dare martensite o cos'altro mi può dare. Quindi per il momento stiamo ancora guardando il punto di vista metallurgico. Il punto di vista strutturale è certamente importantissimo, ma non lo possiamo vedere da questo diagramma qui, d'accordo? Alcuni aspetti li potremo commentare anche utilizzando questo diagramma, ma anche utilizzando il diagramma, non semplicemente dalla base qui. D'accordo? Qui fra l'altro poi in questa fase ancora stiamo ipotizzando sostanzialmente di avere a che fare con un materiale, con un pezzo che sia sostanzialmente un punto materiale, cioè un pezzo che non ha dimensioni. Come vedremo fra un po', in realtà ciò non è mai vero e praticamente il pezzo può avere delle dimensioni anche piuttosto cospicue, il che comporta una differenziazione della velocità di raffreddamento, per esempio per acqua e superficie, storie termiche differenziate che comportano vari aspetti, lo possiamo accennare già adesso. Una storia termica differenziata fra acqua e superficie anzitutto vi porta a quei problemi che abbiamo visto ieri pomeriggio. Il fatto che il nostro pezzo abbia una storia termica differente fra acqua e superficie comporta dilatazioni termiche differenziali e quindi possibili nascite di stress, di compressione, di trazione con gradienti appunto all'interno del pezzo stesso. E poi attenzione, il fatto che l'acqua e superficie possono avere storie differenti comporta ad esempio l'attraversamento dell'intervallo M con S e M con F in momenti differenti tra punto e punto, e quindi praticamente avere a che fare con una trasformazione martensitica che avviene in momenti differenziati. La rottura del pezzo può essere a volte un problema estremamente importante in questo caso, però tutto questo da qui ancora non lo possiamo vedere, d'accordo? Qualche altra domanda? Professore, prego. Ma quei valori che stanno segnati sotto HRC, sì, bravo, grazie, me ne ero perso. L'abbiamo già accennato ieri, bravissimo, grazie per averlo fatto notare. L'abbiamo già visto ieri, però oggi dobbiamo stressarlo maggiormente perché qui stiamo parlando di un acciaio reale. Per cui mentre ieri, per carità, non che fossero valori fasulli, ma ancora stavamo parlando in maniera quasi didattica. Qui abbiamo un diagramma reale, stiamo commentando un diagramma reale.
è quello che vediamo come aspetto macroscopico, cioè voi difficilmente in azienda andrete poi realmente a eseguire micografie, quindi vi andrete a vedere quanta ferrite, quanta perlite, quanta bainite c'ho. Il controllo, chiamiamolo non distruttivo, poi abbiamo già detto la durezza è un controllo non distruttivo un po' sui generis, perché comunque interagiamo fisicamente con il nostro pezzo, gli lasciamo un'improntina, può essere un punto di innesco di rottura perché quell'improntina può diventare un ambiente locale particolare per attacchi corrosivi localizzati, quindi comunque la durezza non è proprio così indolore per il materiale, ma considerandolo un controllo non distruttivo, vi dice appunto questo della durezza in azienda sarà uno dei controlli non distruttivi più frequenti, voi difficilmente andrete a fare micrografie o le farete fare, giusto nel caso di contestazioni, vi sarà consigliato certamente andare a vedere se c'è martensite, se c'è perlite, se c'è ferrite, cosa c'è realmente. Se no, normalmente voi farete delle durezze, avrete a volte delle tabelle, ma a volte semplicemente la vostra sensibilità, molto spesso è un capitolato che vi dice la durezza deve essere compresa fra e fra, o fra un valore e un altro. Però voi siete allievi ingegneri, oltre a dover guardare il numeretto, dovete guardare anche che cosa? Che significa quel numeretto? Questo significa. Abbiamo che all'aumentare della frazione volumetrica di martensite, la durezza del nostro pezzo avanza, tipicamente 58, 59, 60 HRC, durezza Rockwell, sono valori relativi a un pezzo ben temperato. Vi ricordo che il massimo sarebbe 100, ma vi ricordo sempre che nella scala HRC o HRV i valori estremi sono in qualche modo poco utilizzati perché la scala non è lineare nei due estremi. E notate che questo è un problema, ad esempio, per un pezzo che è stato raffreddato molto lentamente. Notate qua, invece di HRC abbiamo Vickers. Perché? Perché sotto i 18-20 HRC addirittura diventa quasi impossibile riuscire a fare la prova. Se voi fate una prova fisicamente su un pezzo molto poco duro, in realtà potete anche avere dei valori negativi che non hanno alcun senso. Cioè la durezza Rockwell sotto i 18-20 non può essere praticamente utilizzata e dovete per forza utilizzare un'altra durezza, per esempio la Vickers, e quindi avete appunto 214 Vickers, che sono difficilmente, diciamo che potrebbero essere un 10-15 Rockwell, ma 10-15 Rockwell vi assicuro che farlo praticamente diventa molto complicato. D'accordo? Grazie per la domanda, perché me l'ero perso nel racconto. Qualche altra domanda prima di proseguire? Bene, ci prendiamo 5 minuti. Continuiamo perché ho sbagliato, abbiamo cominciato qua. No, proseguiamo. Infatti ho visto perplessi, avete ragione, dobbiamo continuare assolutamente. Ci avete provato. Bene, diamo qualche altra informazione. No ragazzi, non prendete la concentrazione, stavate perfetti, per cui o dormivate molto bene o eravate molto concentrati. Se dormivate non russavate perlomeno. Allora, altre informazioni sulle trasformazioni martensitiche. Perché vanno date? Perché la martensite, vi ripeto, beh, è una fase particolare, non c'è nel diagramma di fase ferrocarboni, insomma esce fuori solamente da raffreddamenti molto veloci e ha una serie di peculiarità non trascurabili. Anzitutto il reticolo, che è particolare, tetragonale corpo centrato. È tetragonale perché è allungato lungo un lato, in quanto il carbonio si trova in soluzione solida all'interno. Aggiungiamo anche che si trova in soluzione solida sovrasatura in qualche modo, perché la soluzione solida reale sarebbe quella dell'austenite ad alta temperatura. Raffreddando violentemente c'è molto più carbonio di quanto non potrebbe accoglierne, perché il carbonio non vorrebbe trovarsi, diciamo di una specie di anima questo carbonio, non vorrebbe trovarsi lì. Lì vorrebbe essere quasi per niente nella ferrite e parecchio nella cementite, sostanzialmente, perché poi alla fine a temperatura ambiente dal diagramma di fase noi abbiamo ferrite e cementite. In effetti appunto abbiamo questo carbonio in soluzione solida sovrassatura in posizioni strane rispetto alle posizioni normali nell'austenite e nella cementite, nella ferrite. Abbiamo che la durezza molto elevata è legata a un'elevatissima densità di dislocazioni che si vengono a formare in questa trasformazione molto particolare, che vi ricordo essere una trasformazione non basata su diffusione ma per spostamenti di atomi per distanze inferiori alla distanza interatomica. E vogliamo anche sottolineare che la trasformazione martensitica è praticamente istantanea. Raffreddando abbiamo che nell'intervallo M con S e M con F si trasforma una ben determinata frazione volumetrica di austenite metastabile in martensite, e se noi per qualche motivo interrompiamo il raffreddamento e permaniamo un tempo indefinito a quella temperatura, non abbiamo altre trasformazioni, cioè la nostra austenite metastabile resta metastabile all'infinito e la martensite che si è trasformata resta martensite.
cioè frazioni volumetriche ben precise. È quello che vediamo in questa curva qui. Vedete, qui vediamo l'intervallo M con S e M con F in questo diagramma temperatura-tempo, quindi abbiamo lasciato perdere il naso, abbiamo lasciato perdere tutto il resto. E qui abbiamo, in funzione della temperatura, l'evoluzione della frazione volumetrica di austenite metastabile o del suo complementare accento, la mattensite ottenuta, durante il raffreddamento, a una curva sigmoidale che vedete qui. In questo caso le linee isoaustenite, cioè quelle relative alla medesima frazione volumetrica di austenite residua, sono sostanzialmente le parallele alle rette M con S e M con F. E questo l'abbiamo già detto, ma lo sottolineiamo ancora una volta perché può diventare abbastanza importante in alcuni acciai: se la temperatura finale è superiore alla M, alla, scusate, se la M con F, l'ho scritto là, sì, stessa cosa, se la temperatura finale di trattamento è superiore alla M con F, tipicamente la temperatura finale di trattamento è ovviamente la temperatura ambiente, per cui diciamo se la temperatura ambiente è superiore alla M con F, al termine del raffreddamento si otterrà dell'austenite residua, che di per sé è metastabile, ma essa resiste, essa è a temperatura ambiente stabile. È chiaro però che solo se siamo a temperatura ambiente resta stabile, perché riscaldando, raffreddando ulteriormente potranno avvenire delle altre cose. Qua vediamo sul discorso delle dislocazioni come aumenta la densità delle dislocazioni all'aumentare RR con P in funzione di valori differenti di martensite con valori differenti di tenore di carbonio all'interno del nostro acciaio. A questo punto abbiamo tutti gli strumenti per poter commentare in maniera compiuta i principali trattamenti termici che prevedono una trasformazione, un superamento della temperatura di trasformazione. Partiamo dalla ricottura. Ricordiamoci che un acciaio può generalmente, al termine per esempio della sua solidificazione e del raffreddamento, presentare una serie di disomogeneità, le abbiamo viste insieme, per cui possiamo a questo punto elencarle senza sottolineare troppo. Presenza di segregazione macroscopiche e microscopiche. Macroscopiche tipicamente considerando distanze dell'ordine del centimetro, microscopiche dell'ordine del grano cristallino. Queste segregazioni, queste differenze di composizioni chimiche locali sono inaccettabili per una serie di motivi e di resistenza meccanica. Voi sapete già che avendo differenti composizioni chimiche io ho differenti microstrutture, differenti resistenze meccaniche, cioè inaccettabile perché non abbiamo più un materiale omogeneo isotropo in tutte le direzioni. In realtà l'isotropia già la perdiamo perché basta laminarlo e penso non è più isotropo, vi ricordate? Però perdere l'omogeneità è questo assolutamente un problema. E poi inoltre il fatto di avere localmente delle composizioni chimiche differenti ci rende il materiale, il nostro metallo, sicuramente molto più suscettibile agli attacchi corrosivi di tipo localizzato. Disomogeneità chimiche locali possono comportare la formazione di microcoppie localizzate stabili che comportano nella zona meno nobile un attacco corrosivo in qualche modo incrementata come velocità dalla presenza delle zone più nobili, più ricche in elementi più nobili. Possiamo avere a volte l'incrudimento per deformazione a freddo. Vi ricordo il concetto di deformazione a freddo, lo dico un'altra volta: intendiamo per deformazione a freddo una deformazione che avvenga a temperatura inferiore alla temperatura di ricristallizzazione, di conseguenza intenderemo come deformazione a caldo una deformazione che avviene a temperatura superiore alla temperatura di ricristallizzazione. Quindi una laminazione a 300 gradi può essere a freddo, nonostante se ve lo toccate vi ustionate, d'accordo? Il caldo freddo qui non è relativo alla temperatura di per sé, ma appunto rispetto a questa temperatura di ricristallizzazione. Sforzi residui per saldature: nel momento in cui noi saldiamo un pezzo, per esempio testa a due lastre, testa a testa, eccetera, possiamo avere appunto degli sforzi interni che a volte addirittura si riescono a scatenare, per esempio imbarcando le due lastre saldate testa a testa, cioè una lastra saldata si può deformare. Quella è semplicemente l'estrinsecazione, l'esplicitazione di sforzi interni che non riescono a essere bloccati e comportano una deformazione macroscopica del nostro pezzo. Tutto questo è sostanzialmente inaccettabile all'interno di un pezzo e deve essere assolutamente eliminato. Un modo per eliminarlo appunto è il trattamento di ricottura, che permette, leggiamolo insieme, all'acciaio di avvicinarsi a uno stato di equilibrio termodinamico eliminando almeno in parte queste disomogeneità. Quindi che cosa vuol dire? Semplicemente che noi dobbiamo per forza riscaldare il pezzo a una temperatura per la quale abbiamo una struttura completamente austenitica, permaniamo un tempo sufficiente ad assicurare una struttura completamente austenitica senza avere però un ingrossamento del grano eccessivo e quindi raffreddiamo. Qui c'è scritto in forno, che vuol dire? Raffreddiamo molto lentamente. Praticamente
è come se noi prendessimo la lega binaria, ricordiamoci la lega binaria appunto ferro-carbonio, la riscaldassimo in campo chiaramente gamma e raffreddassimo secondo il diagramma ferro-carbonio. Alla fine cosa otteniamo? Otteniamo le strutture che sono leggibili nel diagramma ferro-carbonio. Cambiando punto di vista, tornando qui dentro, raffreddiamo secondo una curva che fa questo e interseca le curve di trasformazione in corrispondenza degli asintoti, la stessa cosa, d'accordo? La ricottura la possiamo vedere sia nel diagramma di fase, sempre l'ipotesi di avere a che fare con un diagramma di fase che ci rappresenta idealmente la lega, per cui un diagramma di fase in realtà con molti elementi, cosa non abbiamo mai disponibile, oppure meglio ancora, ci abbiamo disponibili molto spesso, all'interno del diagramma CCT, con un raffreddamento che avvenga per tempi molto lunghi, sono chiaramente trattamenti molto costosi, molto lenti, e che quindi chiaramente possono appunto essere rappresentati in questo diagramma CCT con un'intersezione delle curve di trasformazione molto in là nel tempo. Il risultato appunto è una omogeneizzazione della nostra struttura. Vediamo qui quello che otteniamo nel caso di un raffreddamento in forno, durezze vedete estremamente basse. Qui abbiamo riportato in Rockwell, prima era in Vickers perché è difficoltoso, ma si riesce qualche volta a fare. 15 HRC è assolutamente una durezza molto molto bassa, vi ripeto, ai limiti della praticabilità della prova, e quindi la rappresentazione può essere quella che vediamo lì in figura. Di ricotture possiamo ricordarne parecchie, io qui farò un rapido sommario, ma in realtà trattamenti termici possono essere veramente numerosi. La cosiddetta ricottura completa. Il mantenimento avviene o sopra Circon 3 di 50 gradi per gli acciai ipotettoidici, oppure sopra Circon 1 per gli acciai iperotettoidici per 50 gradi, per il problema che vi ho detto della bruciatura dell'acciaio. Nel caso di iperotettoidico purtroppo non possiamo completamente austerizzare il nostro sistema, il che vuol dire che noi, facendo il trattamento di austerizzazione solo parziale sopra Circon 1 per un acciaio iperotettoidico, lasciamo in non trasformata la cementite secondaria che abbiamo avuto durante la solidificazione per il limite solubilità del carbonio dentro l'austerizia stessa. Rinunciamo a solubilizzarla quella, quindi noi in realtà ad alta temperatura avremo dei grani di austenite circondati da questi gusci più o meno continui di cementite, d'accordo? Non abbiamo, nel caso dell'acciaio iperotettoidico, durante la ricottura completa, durante la fase di austenizzazione, non abbiamo una solamente austenite, ma continuiamo ad avere sempre almeno una parte di cementite. Permaniamo un tempo sufficiente e raffreddiamo molto molto lentamente. Attenzione, qua viene indicato un aspetto abbastanza importante, cioè specialmente attraversando l'intervallo critico. Che vuol dire? In effetti, vediamo da quest'altro diagramma, per noi è importante essere molto molto lenti, almeno nella parte alta, cioè raffreddare intersecando vicino agli asintoti qua giù. Dopo la trasformazione completa, volendo, possiamo raffreddare un po' più velocemente, il che non vuol dire prendere il pezzo e buttarlo in acqua, perché non elimineremo i problemi di tensioni interne, cioè abbiamo risolto i problemi di trasformazione metallurgica, quindi otteniamo una ferrite perlite grossolana, che è quella che vogliamo in quella fase, ma non risolviamo il problema delle tensioni interne, quindi noi comunque dobbiamo raffreddare sempre molto lentamente anche dopo che la trasformazione dell'austenita è completata. Però diciamo che dopo che questa è completata, cioè al di sotto di questo intervallo, possiamo aumentare un pochino la velocità. Nel nostro forno possiamo dare un'asportazione di calore un po' più rapida, d'accordo? Ma certo non prendi il pezzo e buttarlo in acqua, non è assolutamente accettabile. I risultati quali sono? Nel caso di un acciaio ipotettoidico, molto semplice, ferrite e perlite grossolana, resistenza e durezza quindi modeste, vi ricordo il perché, i meccanismi di rafforzamento sono basati sempre sul blocco delle dislocazioni, grani di ferrite grossi, perlite con distanza interlamellare abbastanza ampia, vuol dire che i blocchi sono bassi e quindi la durezza è bassa e la resistenza è bassa, ma abbiamo una duttilità molto elevata. Quindi noi non solo abbiamo un pezzo che è in grado di avere un'omogeneità chimica più chiara, più assicurata, ma abbiamo anche un'elevata deformabilità del nostro pezzo, il che se vogliamo lavorarlo ci rende il pezzo sicuramente più gradevole. Per gli iperotettoidici, vi dicevo, cosa abbiamo noi ad alta temperatura durante il trattamento di un iperotettoidico per ricottura? Vi ricordo, abbiamo una cementite secondaria, che era quella sorta di guscio, che contiene la nostra austenite, che è stabile ad alta temperatura.
raffreddando molto lentamente, che succede? La cementite, che era sotto forma di sorta di guscio, in realtà ad alta temperatura, subisce una trasformazione di forma sostanzialmente, non di contenuto eccetera, ma la cementite da, diciamo, una sorta di guscio diventa sotto forma di globuli, si tende a agglomerare sotto forma di globuli e la resilienza tende ad aumentare leggermente rispetto alla prima. Perché? Vi ricordo qual è il problema della resilienza. La resilienza è la resistenza all'urto dinamico. Nel caso di un guscio continuo, noi abbiamo già sostanzialmente un percorso di minore resistenza, che è il guscio di cementite. Vi ricordo, la cementite è molto fragile. Se questa cementite non più a guscio ma diventa a globuli, non abbiamo più questo percorso, è più facile rottura, e quindi la capacità di resistenza del nostro acciaio iperprotetto idrico dopo ricottura aumenta un po', d'accordo? Abbiamo poi la struttura, che è sostanzialmente una struttura ferrito-perlitica, con appunto questi gusci di questa cementite a questo punto globulare, e non più con quel guscio che ho visto durante il compito, la maggior parte di voi sono riuscita a identificare senza grandi difficoltà, per cui sembra che appunto la visione di un acciaio iperprotetto idrico dopo solidificazione è abbastanza chiara. Dopo solidificazione, ma dopo anche il trattamento di ricottura, la cementite non è più questa sorta di guscio, vi ripeto, guscio più o meno continuo, è brutto usare questa parola, non voglio neanche parlare di lamina, è un qualche cosa che è intorno ai grani di perlite ottenuti per la diminuzione di solubilità del carbonio nella cementite, nell'austenite durante il raffreddamento, ma a valle della ricottura abbiamo appunto una situazione globulare invece che più continua. Ricottura di omogeneizzazione. In realtà abbiamo già visto questo trattamento, l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato dei problemi relativi alla segregazione. Avevamo detto che se noi volevamo eliminarlo, dovevamo semplicemente aspettare e trovarci ad alta temperatura. Qui vediamo l'animazione che abbiamo in realtà già visto. Il meccanismo è abbastanza semplice, si deve portare la temperatura più alta possibile, perché più alto andiamo, più riusciamo ad attivare i meccanismi di diffusione con tempi non eccessivamente alti. Tipicamente si porta in pieno campo austenitico a 1000-1200 gradi. Attenzione, qui non ci sono distinzioni se stiamo parlando di acciaio ipotettoidico o iperotettoidico, è indifferente, perché il meccanismo qua impone temperature alte, altrimenti non si muove nulla. Siccome dobbiamo assicurare un'omogenizzazione la più completa possibile, dobbiamo per forza andare molto sopra la temperatura. Il rischio è quello che abbiamo già detto, si rischia la fusione parziale. È un rischio che si deve per forza accettare nel caso in cui questa segregazione sia così importante dover applicare un trattamento che fra l'altro è molto costoso, perché voi dovete andare ad alta temperatura per molto tempo, serve carburante, serve elettricità a seconda del forno che ci avete, e spendete un sacco di soldi per poterlo fare, però non potete fare altro e dovete accettare anche questo rischio. Se vi si brucia l'acciaio, l'unica rottamarlo, non ci sono santi, per cui non avete alternativa sostanzialmente. Altro rischio, ingrossamento eccessivo del grano cristallino. Questo si può rimediare invece nel caso in cui la grana cristallina diventi eccessivamente grossolana. Perché può diventare eccessivamente grossolana? Permanenze per molto tempo ad alta temperatura. Vedete, qui ci troviamo 1000-1200 gradi, siamo in questa fascia qui. Lasciamo perdere il tema di carbonio, perché abbiamo detto è abbastanza indipendente. Questa fascia qui, capite bene, che è ben al di sopra dei circa 50 gradi sopra C1 a C1M o a C3. Quindi abbiamo un sovrariscaldamento del nostro acciaio che comporta quasi sicuramente un ingrossamento eccessivo del grano cristallino. Si rimedia con dei trattamenti che vedremo fra un po'. D'accordo? Bene, ora ci diamo qualche minuto di riposo.